L'approvazione del bilancio di previsione del Comune dell'Aquila non è mai stato così in forse. Se non arriveranno i 24 milioni di euro dal governo, che ogni anno dal post terremoto copre i mancati introiti con trasferimenti straordinari, saranno guai. In attesa del Consiglio Comunale di domani, oggi sul tavolo della prima commissione, bilancio è arrivata la delibera che aumenta intanto la tassa sui rifiuti del 20%. Un salasso che non potrà da solo coprire il buco milionario e per di più che potrebbe essere bocciato dai revisori dei conti. Diciamo che la strada che abbiamo prefigurato prevede comunque una presa di responsabilità da parte della maggioranza che si assume la responsabilità di votare una delibera che non prevede ad oggi la copertura integrale del contratto di servizio e quindi diciamo, lo facciamo fiduciosi del fatto che prossimamente, appena possibile, arriveranno gli ulteriori fondi del governo a coprire la parte restante. Per quanto riguarda l'IMU, l'imposta rimane invariata. Per quanto invece riguarda la TASI, che riguardano i servizi indivisibili, quindi le strade, l'illuminazione, il sociale, l'aliquota rimane al 2,5 per mille, che è il massimo possibile. Invece lo scoglio più importante per questa amministrazione, questa tassa sui rifiuti ha un piano finanziario fatto dall'ASM di 14 milioni e mezzo di euro per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e su questa proposta di delibera c'è il parere contrario dei revisori dei conti, in quanto il piano finanziario per la copertura del servizio è costituito da 11 milioni e mezzo che sono le entrate che arrivano dai cittadini, però per arrivare a 14 milioni e mezzo mancano 3 milioni e quindi non c'è la copertura finanziaria. Questa non sarà purtroppo per la città dell'Aquila una commissione decisiva per il bilancio, perché oggi non arriverà all'attenzione della commissione né il bilancio consuntivo né il bilancio di previsione. Sono arrivati con un ritardo pazzesco soltanto gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione, cioè tutte le delibere riguardanti le tasse comunali. Questo complica ancora di più il percorso per arrivare al bilancio di previsione, che voglio ricordare non c'è, i termini scadono domani, cioè 30 aprile.